Lascio subito la parola alla dottoressa Amato per l'appello. Sì, Isabella. Eccolo Giuliano, da 13 che siamo. Meno male. Lozzi. Alabiso. Speriamo che ci spieghiamo, sono due. Ariano. Biondo. Candigliota. Aspetti che faccio così. Carlone. Cerconi. Ciancio. De Chiara. Di Egidio. Ferrauto. Giannone. Giuliano. Presente. Gugliotta. Guido Roi. Gunnella. Assente giustificato. Giusto. La Zazzera. Pompei. Principato. Rinaldi. Tosatti. Toti. Tripputi. Vitrotti. Zitoli. Presente. Non mi ricordo molto. Presente. Non è vero, non c'è scritto. No, scritto tutto tu. Ma sono 14. 13 a te. Allora, 13 presenti, 11 assenti più la presidente. Sono giustificati i consiglieri Ciancio, Gunnella, Pompei. Principato è presente. Era giustificato Principato, ma è presente. Ah, era di quello scorso, dice che era lo scorso che si era giustificato Principato. Scrutatori, li sa. Allora, gli scrutatori. Allora, gli scrutatori di oggi sono Giannone, la Zazzera e Toti. Vuoi che ti chiami Giannone, giusto? Scusate, il mio telefono. Spengiamolo subito, a posto. Un attimo che mi disegno Giannone. La Zazzera e Toti. Ok. Allora, il primo punto all'ordine dei lavori di oggi è la proposta di deliberazione per espressione parere ai sensi dell'articolo 6 del regolamento del decentramento amministrativo sulla proposta approvazione del nuovo regolamento per il controllo delle quote inesigibili delle entrate comunali. Chi vuole illustrare? Presidente, allora, sì, consigliere Rinaldi. Sì, grazie Presidente, buonasera a tutti. Allora, purtroppo io nella commissione in cui si è trattato l'atto non ero presente, in ogni caso mi sono confrontato poi con i commissari, con il Presidente che oggi è assente e diciamo abbiamo poi, da quello che ho capito anche dal verbale, insomma questo atto ha avuto un parere positivo in commissione. Il tema trattato dall'atto è quello relativo appunto a che disciplina l'attività di verifica delle comunicazioni di inesigibilità che l'agente della riscossione deve trasmettere all'amministrazione di Roma Capitale. Allora, in questo regolamento l'agente viene definito così come viene definito il responsabile e il decreto, vabbè, per la discussione, il decreto 13 del numero 12 del 99. Allora, l'agente praticamente è quell'ente o quella società di Roma, cui Roma Capitale ha affidato la riscossione collettiva delle entrate comunali. Il responsabile è invece quella persona, quel soggetto a cui è attribuita la gestione di ciascuna entrata, così come definita dal Regolamento Generale delle Entrate di Roma Capitale, cui fa capo l'invio all'agente dei ruoli per i quali avviare la fase di riscossione coattiva. E il decreto è quello di cui sopra. Quindi in questo regolamento praticamente si stabiliscono delle fasi e dei criteri quali la fase gestionale antecedente il controllo, nella quale l'utilizzo di strumenti e comunicazioni informatiche viene stigmatizzata, l'inserimento di criteri per i controlli a campione per fasce di importo inserendo un deterrente al procedimento,
Si stabilisce inoltre un termine di effettuazione dei controlli con scadenza semestrale, avvalendosi di strumenti telematici ed informatici. Inoltre, e qui credo sia poi la cosa più rilevante, nell'attività conclusiva il responsabile può disporre lo stralcio delle scritture contabili, dei crediti corrispondenti alle quote discaricate o, in caso contrario, a notificare all'agente interessato provvedimento di diniego di discarico, contestando con adeguata motivazione la irregolarità rilevata. In questo modo si dà quindi continuità a un recupero che probabilmente si sarebbe concluso negativamente senza queste nuove regole. Ecco, questo è l'atto che abbiamo licenziato positivamente in commissione. Grazie. Altri interventi? Nessun altro intervento? Dichiarazioni di voto? Non ci sono dichiarazioni di voto? Posso fare dichiarazioni di redditi? Sei interessante? Pure pure. Allora, votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Approvato l'atto con 11 voti favorevoli e 3 astenuti. Passiamo al successivo. Ed è la proposta di deliberazione per espressione parere, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento del decentramento amministrativo, sulla proposta, protocollo numero RC32766-2018, nuovo regolamento per l'applicazione delle sanzioni di cui alla legge 24 novembre 1981, numero 689, abrogazione della deliberazione dell'Assemblea e abrogazione della deliberazione dell'Assemblea Capitolina numero 10 del 12 marzo 2015. Chi illustra? Consigliere Rinaldi. Questo atto pure è stato sempre discusso nella stessa commissione. È stato fatto un confronto, diciamo, un po' generale sui contenuti dell'atto e anche questa volta è stata licenziata positivamente. Detto questo, miglioramenti dal punto di vista in termini di efficacia ed efficienza che individuano il potere sanzionatorio del regolamento da parte dell'amministrazione capitolina. Quindi questo è finalizzato a garantire il rispetto delle norme, pertanto le sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie devono avere un carattere afflittivo idoneo ad assicurare il necessario effetto dissuasivo, sia nei confronti del soggetto destinatario del provvedimento sanzionatorio, sia nei confronti della generalità degli altri soggetti. A tal fine sono stati disciplinati in maniera puntuale i criteri per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e regolamentate le sanzioni amministrative accessorie, oltre ai provvedimenti cautelari. Allora, interessante l'articolo 7, il recepimento di quanto stabilito dal codice dell'amministrazione digitale. Questo personalmente dico, nel senso che comunque si fa riferimento appunto al decreto legislativo proprio sull'amministrazione digitale numero 82 del 2005. Quindi, per esempio, i verbali di accertamento di violazioni amministrative e qualsiasi atto collegato e correlato al procedimento sanzionatorio potranno essere notificati ai trasgressori direttamente presso i domicili digitali, legacy PEC. Allora, in questo caso appunto c'è stata questa votazione favorevole e il contenuto è, per quanto detto diciamo sopra, il contenuto, il parere è stato positivo della commissione. Grazie. Sì, tutti presenti, tutti. Altri interventi? Non ci sono interventi. Dichiarazioni di voto? Diciamo una dichiarazione. Posso? Sì. Grazie, a meno di una dichiarazione, sembra brutto che... no, voi così fate, però è una dichiarazione che falla, quando uno si trova di fronte a una cosa, no, quando uno si trova di fronte a una scelta deve dichiarare. Vice Capogruppo, lei mi guarda, ma è così, lei mi dà ragione.
poi vede da quest'altra parte un po' di assenze, però va bene, c'è la, la collega, manca Italia Viva, ma è talmente viva che ancora non è. Boh, a parte tutto, su queste modifiche che ci vengono dal Campidoglio, e su queste richieste di modifiche di intervento per i regolamenti, a noi di Fratelli d'Italia ci lasciano sempre un po' dubbiosi, in quanto non capiamo se la tempistica con cui vengono fatte queste modifiche sono tempistiche, insomma, che poi ritorneranno positive per il proseguo di tale intervento, per cui, non avendo un collegamento preciso, noi stando in opposizione non riusciamo a capire se effettivamente poi intervenire e modificare possa essere totalmente d'aiuto. Però in questo caso, siccome il collega Carlone, presente nella commissione, mi ha dato il suo mandato di aver partecipato, di aver comunque seguito e anche di aver condiviso, quindi in questa dichiarazione mi premeva il fatto di dover comunque dire che, nonostante non sia parte integrante della commissione, ma il collega, il capogruppo, mi ha dato questa indicazione, e quindi Fratelli d'Italia per questo caso si trova favorevole, in quanto ci auguriamo che ogni tanto questi interventi e queste modifiche possano essere propedeutiche a migliorare poi l'andamento oppure l'attuazione di tali atti e di tali svolgimenti di percorso che appunto l'amministrazione deve di volta in volta dover affrontare. Quindi, Presidente del Consiglio, noi siamo favorevoli come Fratelli d'Italia. Sì, anche Forza Italia in commissione ha seguito i lavori chiaramente rispetto a questo regolamento, che è questa praticamente innovazione, e ci siamo trovati d'accordo e ho votato favorevolmente anch'io. Perciò diciamo che tutto il centrodestra ha votato favorevolmente rispetto a queste modifiche. Votazioni? No? Allora andiamo in votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Allora, sono 13 favorevoli e 2 astenuti, quindi l'espressione di parere viene approvata dal Consiglio. Bene, non ci sono altri punti all'ordine dei lavori di oggi, quindi il Consiglio chiude qui alle 14:55. Sì.